Ragazzi, allora, l'Inter batte il Milan 3-2, uno dei derby più incredibili degli ultimi anni, a mio avviso, finalmente un derby bello, un derby che ha regalato spettacolo, come avevo pronosticato nel video che ho caricato un paio di giorni fa, e ovviamente il pre-partita di Inter Milan. Sono ovviamente contentissimo, allo stesso tempo credo che l'Inter abbia dei problemi. Perché non si possono prendere due gol come quelli che abbiamo preso stasera. Per carità, il primo è stato bellissimo, Suso ha tirato fuori dal cilindro un capolavoro, però il secondo, tralasciando l'errore di Handanovic, che io comprendo perché è errare umano, però insomma la nostra difesa oggi ha commesso degli errori veramente preoccupanti, in particolar modo Miranda, che a me piace tantissimo. Però credo che ci siano parecchie cose da migliorare. In ogni caso abbiamo vinto, questo è l'importante. Mauro Icardi stratosferico. Certo, siamo stati fortunati a beneficiare di quel calcio di rigore che era netto, ovviamente. Non credo ci fossero dubbi. Ma vabbè, ragazzi, Candreva, cosa volete dire a Candreva stasera? Candreva sublime, cioè mi ha lasciato senza parole. Io me l'aspettavo perché Candreva è uno dei miei calciatori preferiti e non è stata una sorpresa vederlo giocare a questi livelli. Però sono molto contento che finalmente sia riuscito a tirar fuori tutto il suo talento e spero che possa farlo anche nelle prossime gare. E ha fatto un assist mostruoso a Mauro Icardi sul primo gol. Grandissima giocata di Icardi, poi che ha bruciato Donnarumma. Donnarumma che sta ancora a protestare per il calcio di rigore. Vabbè, lasciatelo fare. Arbitraggio a mio avviso molto scadente, come di consueto accade, ma lasciamo perdere perché comunque ci è andata bene. Ci è andata bene, secondo me ce la siamo meritata. In ogni caso, il Milan ha fatto una grande partita nel secondo tempo, il primo ce l'ha un po' regalato. E in ogni caso, complimenti ai nostri cugini rossoneri. Complimenti a Montella, che secondo me piano piano sta costruendo anche una bella squadra. Ma complimenti soprattutto al nostro mister Luciano Spalletti che sta lavorando veramente molto bene con i nostri ragazzi. Stasera mi sono piaciuti praticamente tutti, tranne Borja Valero, purtroppo un po' in ombra. Perisic si è svegliato nel secondo tempo, ma nel primo ha sbagliato un po' troppo. E Gagliardini non è sicuramente in un momento semplice della propria carriera, però per il resto mi sono piaciuti. Ah, Miranda, l'ho detto purtroppo Miranda, ma per il resto mi sono piaciuti tutti. E in generale, stasera il gruppo ha funzionato. Insomma, è una squadra solida, soprattutto è una squadra. Ecco, finalmente siamo una squadra e non dobbiamo più affidarci soltanto alle giocate dei singoli. Uno, vedendo il risultato, vedendo i marcatori, in questo caso il marcatore che ha segnato tre gol, potrebbe dire che noi ci affidiamo alle giocate dei singoli, alle giocate di Mauro Icardi, ma in realtà è tutto un lavoro che parte dalla difesa e arriva poi al nostro numero 9, al nostro centravanti, come lo definisce il grande Roberto Scarpini, il bomber dei bomber. E ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, commentate con le vostre opinioni riguardanti questo meraviglioso, almeno per noi, derby. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Mauro, ti amo tantissimo. Sempre e comunque, forza Inter. Ciao ragazzi.